Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi porto un nuovo video su una cosa abbastanza interessante. Lo sapete, io porto solo cose interessanti. Volevo proporre una soluzione a tutti coloro che hanno lo schienale della seduta posteriore della macchina. Quindi questo non sarà un video prettamente per mito, ma può essere, può valere per qualsiasi tipologia di macchina. Perché faccio questo video? Perché appunto la panca che andrò a montare io, che ancora devo montare, riguardo i nuovi sedili, ha il retro in ferro, quindi è scoperto, non ha il tessuto, non ha la moquette. Quindi ho comprato su Amazon, vi lascio il link in descrizione di questo articolo che ho comprato, è della Phonogar, quindi dovrebbe essere abbastanza buono. È un tessuto acustico, diciamo, che assorbe un po' i rumori, i suoni, e potrebbe essere molto valido anche per quello che è l'impatto visivo. Quando apriamo il bagagliaio comunque ci troviamo sta muraglia di ferro che veramente, ragazzi, a me non piace per niente, quindi ho deciso di acquistare questa cosa. Senza dilungarmi troppo, intro e vi faccio vedere cosa c'è qui dentro. Allora, dove è il taglierino? È tutto sto scatolone di carta per questa cosa. Io non lo so, poi diciamo il consumismo, queste cose. Non sono argomenti che tratto. Andiamo a vedere questo componente, sembra fatto veramente bene al tatto, sono sincero, della Phonogar. Vediamo se riesco a leggervi il modello. Phonogar 04360 nero. Allora, questa è una moquette, vi do le misure, dovrebbe essere alta 70 cm e lunga o larga, ditelo come vi pare, 140 cm, quindi per la mito sono certo che c'entra perché ho preso le misure. Inoltre ha la particolarità rispetto magari ad altri tipi di moquette che è già adesiva, quindi dietro dovrebbe avere l'adesivo per incollarla. Vediamo un po'. Quindi il montaggio dovrebbe essere abbastanza semplice. Allora, vediamo un pochino. Dentro c'è solo l'essenziale. Vediamo un po'. Ok, come vi dicevo, è adesiva. Qui dietro c'è l'adesivo, quindi diciamo dovremmo fare un bel lavoretto. Cerco di attrezzare la seduta per non sporcarla e per lavorarci il meglio possibile e ritorno subito, per voi passerà ovviamente solo un secondo. Ok boys, qua abbiamo ovviamente anche in girls, ovviamente abbiamo qui la panca, devo dire che è parecchio sporca e comunque vi consiglio di fare questa operazione a prescindere prima di attaccare la moquette. Gli diamo una bella pulita e non ho lo sgrassatore, purtroppo a portata di mano mi è finito, quindi ne farò a meno, spero che non ci siano problemi, e quindi se lo avete utilizzatelo, lasciate passare quei 5-10 minuti, dopodiché applichiamo la moquette. Ok ragazzi, ho già steso
la moquette su retro dello schienale, ci muniamo di matita e andremo a fare un calco dello schienale così da fare una forma già perfetta da applicare sopra. È un'operazione abbastanza lunga, quindi non ve la farò vedere perché mi si scaricherebbe la fotocamera e quindi insomma, vogliatemi bene, ci vediamo dopo. Bene, 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 bene. Qui abbiamo il nostro pezzo di moquette, le misure dovrebbero essere state prese abbastanza bene. E niente. Direi di cominciare pian piano a rimuovere l'adesivo e a incollarlo. Non ci resta nient'altro da fare. Ragazzi, il lavoro è finito, vediamo un po', vi faccio vedere insieme. Direi che è venuto abbastanza bene, mi aspettavo venisse veramente peggio, invece alla fine diciamo che nel complesso è venuto discretamente. Giusto in questa parte inferiore è rimasto un po' di piccolo spessore, ma non credo che poi si veda una volta montata. E questa parte di qua invece mi è venuta veramente veramente male, vedo di riempirla con della moquette avanzata, magari si riesce a nascondere un pochino. Guys, eccoci qua alla fine, ho rifinito il lavoro, perché sono sincero, io sono un po' un perfezionista e vedere quei pezzi comunque di ferro lucido mi dava veramente fastidio, anche se magari una volta che la panca sia montata in macchina magari neanche si vedevano. Di conseguenza mi sono messo qui, ho fatto un po' un lavoro di fino, no, qua no, tutta questa parte che prima era scoperta ci ho messo una bella striscia. In alcuni punti si vede leggermente, vi ricordate qui era tutto messo male, invece ora è praticamente perfetto.
stessa cosa questa parte qui sotto. Adesso mi posso ritenere veramente soddisfatto. Siamo giunti quindi alla fine del video. Ci ho messo, sono sincero, un po' di tempo per farlo, ma alla fine ne è valsa veramente la pena, perché è venuto un lavoro veramente fatto bene. Inoltre mi piace veramente tanto questa finitura, un sacco morbida, veramente tanta roba. Piccola annotazione, come avete visto nel video, magari io ho fatto qualche piccolo errore durante il procedimento. Per esempio, quando a un certo punto ho tagliato completamente la parte di carta, poi quando poi ho incollato la cosa non riuscivo più a toglierla, ci ho messo un pochino per risolvere, quindi non lo fate. E quindi lasciatevi sempre quei 5 cm di carta per avere comunque un pezzo per poterla tirare. Detto questo, altro errore che io ho fatto: quando sono andato a tagliare la forma, dopo aver fatto il calco con la matita, magari voi tenetevi quel mezzo centimetro, un centimetro in più rispetto al calco che avete fatto, così magari poi non dovete stare a rifinire come ho dovuto fare io. Anche se alla fine, nonostante questo, è venuto un lavoro, diciamo, al 90% stupendo. Altra cosa che voglio farvi notare: qui in questa parte ci sta un foro dove prima ci stavano tipo i ganci, dove non so, si possono mettere delle corde per tenere i bagagli e cose del genere. In 6 anni non li ho mai usati, quindi ad oggi non voglio andare a forare la moquette per far comparire i ganci, quindi la lascerò così. Qualora un giorno mi servissero, non credo mai mi succeda una cosa del genere, li taglierò. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi lascio tutto il materiale che ho utilizzato nel link in descrizione. Ovviamente lasciate un bel like cozzo, commentate se avete domande da farmi e, ovviamente, cosa più importante, iscrivetevi al mio canale YouTube, seguitemi su Instagram, MitchTuning. Per questo video è tutto, io vi saluto, ciao a tutti!